Abbiamo provato a raccontare l'alluvione così. 43 anni fa Luciano Guanciardi la introduceva in questa maniera. Io non ho mai visto Grosseto allagata. La prima volta nel 44 ero sotto le armi, molto lontano, e così la sentii raccontare dopo, specialmente levarsela dalla mente, me ne parlava come di una disgrazia tutta sua. Ne vidi segni, certo, sui muri, quella riga giallastra, continua, a sinistra, e poi la lapide murata a Porta Vecchia, la più alta di tutte. Piana dell'Ombrone, 1944. Sotto quelle linee erano finiti tanti libri della Kelliana e me li ritrovai tutti davanti, più tardi che parevano mattoni cotti male. Me li passava Eugenio Gentili, un muratore ai suoi tempi, ma con questi mattoni qui non si costruiva niente. In ogni modo la piana dell'Ombrone ci faceva rammentare che Grosseto, anche lei, aveva i suoi libri da perdere, i suoi cosiddetti tesori bibliografici da salvaguardare. Neanche stavolta ho visto Grosseto allagata. Avrei potuto venirci, avrei dovuto, ma mi è mancato il coraggio. Così ogni mattina andavo in cerca di un giornale toscano per leggere cosa mi raccontava Omero Marraccini, un mio alunno, oppure Mauro Mancini, un mio amico. Aprivo la televisione con la speranza e la paura che si parlasse anche di Grosseto, ma si vedeva molto poco. Una vacca morta, gente con gli stivaloni, donne a sciacquare i panni, insomma, il colore dell'alluvione. Comparve anche Renzo Pollini una volta, ma solo a conoscerlo si capiva che le cose si erano messe molto male. Quando disse che Grosseto è tornata 100 anni indietro, assicurai che mi stava vicino, che non era un modo di dire, perché il nostro sindaco aveva la voce e la faccia di momenti gravi, del dolore e della rabbia. La stessa rabbia che ho letto spiegata in una lettera di Mario Terrosi, il tipografo. Ma la rabbia peggiore la provi quando rifletti che, come al solito, il peggio è toccato a chi già stava peggio. Prima di tutti ai contadini, quelli che hanno fatto le spese del miracolo, e difatti i miracoli a Grosseto contadina non se ne sono mai visti. Poi gli artigiani, i piccoli bottegai, gli abitanti dei quartieri poveri, che sono sempre chissà perché i quartieri bassi, e l'acqua ci arriva subito. E anche i libri della Kelliana, naturalmente. Come per rammentarci un'altra volta che anche Grosseto ha il suo bravo patrimonio bibliografico da salvaguardare. Stavolta però, a ripescare i libri dal fango, ci è andato coi suoi compagni di scuola, il mio figliolo grande. Luciano Guanciardi. Di questo luogo tanto assurdo e tanto speciale che è il teatro, la voce calda e bellissima di Sara Papini. Brava.
improvvisava per noi qualche accordo, poi ha srotolato sulla nostra voce una musica impeccabile, con la sua chitarra Amedeo Montano. Quando gli ho chiesto di leggere un libro, alcune pagine di un libro, mi ha guardato come se fosse una follia, poi l'ha fatto come se per lei fosse...